Amici, fratelli della congrega, si sente clacson? Ok, il cellulare sta qua, attaccato, intanto guidiamo, non so se verrà la registrazione. Allora, il mio hater stalker, che è un impedito, è uno psicorachitico, oltre a soffrire di fisico rachitismo, molti anni fa saccanì contro il sottoscritto inducendomi a reazioni scriteriate che indussero, diciamo, no? Dal verbo indurre, è passato remoto, ma è passato? No, i brutti ricordi servono per rinforzarsi e soprattutto per affrontare queste teste di cazzo. Come mi chiama questo? Testa circoncisa, sì, lui, la sua famiglia e tutta la sua razza di congiunti. Persone, diciamo, che in congiunzione con l'ignoranza più abissale non saprebbero mai parlare tenendo il cellulare qui. Sul sedile davanti e lo prenderanno sempre nel di dietro. Sì, io non ho mai tollerato. Beh, non erano le persone adatte a lui, ma per fortuna, ma Dio bon, dovevamo frequentare i poveri cafoni della piccola borghesia bolognese, gente che si è ridotta a 60 anni prima che occorsero, puoi chiamare pronto soccorso, ma non servì a nulla, l'ambulanza, tragedie familiari con la G o senza la G di Genova, si può scrivere con la G o senza, quindi assumessero contezza, diciamo, dei loro reati e del loro crimine ferate e ripugnante, persone veramente ributtanti. Alziamo. Io sono un futurista e guardo sempre oltre. Dinanzi a me, davanti a me, un'altra vita. Vive Luci Battisti, battistero, il rinascimento risorgimentale di un uomo funereo, spettrale, crepuscolare o languidamente neoromantico. Il falò è stato a Festival di Venezia, modestamente ci ho preso un'altra volta. Ha vinto Kate Blanchett, io che avevo detto Volponi che avrebbe vinto la Coppa Volpi, e sicuramente, quasi sicuranza, certamente sarà candidata all'Oscar. Di certo, diciamo, anzi, al 99% vincerà. Non vedo delle concorrenti agguerrite, no? Luca Guadagnino, l'avete discriminato voi sessisti? Io non sono omosessuale, ma non sono omofobo. Grande film, ha vinto il premio. Ora, le giurie dei festival commettono spesso errori madornali, ecco, o se ridire sesquipedali come l'equivoco eccezionale veramente che è stato compiuto nei confronti del falotico. Cioè, adesso le persone geniali devono finire internet nei frenocomi, che poi questo ignorandone dice pure che è laureato, che si è diplomato al classic, sì, assieme a tutta la razza bambagioni come lui, namas di coglioni coriglioni, le avete le palle? Ecco, sì, lui dice, scrive frinicomio, beh, abbiamo la schizofrenia, beh, da frenia, scusate, devo frenare, freno a mano, ma questo non ha freni inibitori, non prova vergogna nei confronti della sua immagine allo specchio. Ammazza quando sei brutto, è d'altronde una questione di eugenetica, DNA, acido ribonucleico. Ma dobbiamo, diciamo, nucleare, sviscerare tutta, o eviscerare, che si voglia, no, sviscerare o eviscerare, si può dire, ma lo sa questo qua. Tutta la situazione è scabrosa. Leggete il mio libro Dopo la morte, ma che vi posso dire? Allora, questo qua non ha capito un cazzo. Andava matto per quel film quando era adolescente, no? Non dite a mamma, dite a mamma che la babysitter è morta, già Joanna Cassidy, per forza, piaceva quel panzone del padre, che l'avrà vista mezzi nuda in Blade Runner, no? E lì, sotto tiro, no, se l'è tirata su Joanne, ma io me ne tirai qualcuna su Joanna Pacula. Guardatene nella villa del venerdì, oggi è sabato, domani non si va a scuola. Ma hai studiato, falotico, ma io vi do lezioni, maestrini, vi ammaestro, è chiaro? Io sono The Master. A proposito, avete visto quel film di Paul Thomas Anderson, il regista più sopravvalutato di tutti i tempi, perlomeno dei tempi odierni? Come lo fu Fellini per questi vitelloni un po' porcelloni, come Balanzone, Pazzone, Scorreggione, no? Ecco, Il silenzio degli innocenti, Il silenzio dei prosciutti, ma è lui o non è lui, Ezio Greggio? Ma certo che è lui! Don De Luis, Luis, Mel Brooks sono demenziale. Voi soffrite di demenze precox? Eh sì.
Io fui un precog come Minority Report, scusate, ma sto guidando, è già troppo. E se mi ripresa la grande, partire, ripartire in secondo, metterà folle i miei folli, la follia, ma che cazzo ne sapete voi? Che parlate per frasi fatte, per luoghi comuni, no? Il solito luogo, questa sera. Luce a San Siro, ma a giocate Mina. Allora, alle prossime elezioni, 25 settembre, votate l'uomo che incarnò, rappresentò il Biscione. Il Biscione, è chiaro? Perché io porterò avanti valori sani. Allora, io ho regalato a Italia 1 Drive-In e anche il grande Giorgio Faletti. Vito Catozzo, ma ve lo ricordate? Ma sei un pirla e c'è la faccia da pirla, Balanzone, dai! Dai, Foz! Avete presente la vendetta di Carter, Sylvester Stallone? Sì, io fui sorvegliato speciale, ma riuscii a smascherare tutto. Ma ero grande attore, Donna Shatter, ma che figlio è male, eh! Che facciatelo! Sì, sono un po' alla Jim Carrey. The mask, the mask, the mask, the mask, the mask. Eh sì, toglietevela voi la maschera. Io non sono il villain di True Detective, no? Come si chiama Errol? Take off your mask. Ehi, piccolo prete. Segue il sentiero della sposa. Questa è Carcosa. Che cosa? Ma chi quel? Quel che i suoi genitori ha umili origini. Diciamo Basilicata, la Lucania, l'Amarezza, perché associ, diciamo, Basilicata, Mar Lucana, poi c'è la Puglia, Ginos, Canos, ma questi di dove sono? Di Bitonto? Sono due volte tonti? Ok, ingraniamo la quinta, questo speriamo che acceleri. Sentiamo che passa per radio, adesso è radio mute, mute, come me. Beh, adesso stai buono e zitto. Sei buono e zitto, ma ammutolitevi voi, fate i bravi bambini, è chiaro. E non ricattate le persone, questo imbecille. Come si fa a chiamare? Comfortable Number. Sì, come una canzone dei Pink Floyd, no? Dice, io sono anche un tecnico informatico, naturalmente sotto un altro falso profilo, perché soffre di disturbo dissociativo della personalità, questo. Vedi, io sono, sì, ha messo, cos'è, il programmino MS-DOS, ma chi pensi di suggestionare, povero uccellino col cervellino, dai. Musica, 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 musica. Allora, balliamo vecchietti, balliamo liscia. Mi sono ubriacato, ho ordinato stasera una vodka liscia. Ecco, dicevo Sylvester Stallone, la vendetta di Carter, remake, remake. Geoff Carter c'è, un cameo per omaggiarlo, tribute. Michael Caine, miei cani. Miei cani, 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 catti, catti, gatti, no, che sto di Telecats, i Telecats. Voi siete da ba 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 ba, siete dei cessi, cessi, dai. Ma cos'è successo? Ma è possibile? È possibile? È possibile? Per forza, poveri tonti. La vendetta non serve, serve. Quando pensavano di averlo massacrato, no? Sly, no? Come Sly, no? No, no. Ma cos'è la Sly? Ma quella è da giochi paralimpici, è da paralimpiadi. Eh sì, questi troioni alla Mickey Rourke, grande attore comunque. Eh sì, lì gli fa il culo, sono entrambi rifatti comunque. Lì c'è l'effetto lifting un po' ringiovanente, un po' diciamo coprente delle rughe di Botulino, no? Sia per Mickey Mouse, Topolino, che Mickey Rourke è sempre stato con delle grandi topoloni, che per Sylvester Stallone, lo dice il cognome, Stallone, Italian Stallion. E lì si rialza e dice ok, hai rotto il cazzo, faccia di merda. Vediamo se mi sai affrontare adesso. E lo lascia così, al suolo, lui stramazza, lo riempie di pugni, gli spacca il setto nasale, gli rompe completamente il cranio. Sbirulini, come state? Sbirulini, ehi Sbirulini. Eh sì, diciamo che tutte le malefatte. Questi qua, Joanna Cassidy, Joanna Cassidy, ma si capisce? Poi semmai è brava anche, Anna Pettinelli, ma visto? Meglio la Pettinesse, come diceva il grande Lino Banfi, ma Pettinelli, sì, mi voglio ridurre come sta vecchia qua, una donna un po' age, che fra l'altro non scoscia mai, no? Sta sempre con i bambini, è buona per quelle di 70-80 anni, dai,
Dai, siamo giovani, eh? Avete letto Fondazione Anno Zero di Asimov, miei asini? No, non l'avete letto, la psicostoria. Harry Seldon, Harry Seldon, Harry Seldon, Harry Seldon. Sì, sono un genio, quindi come tutti i geni, a volte sono cattivo. I geni sono dei villain, no? Certa gente pensava di farla franca contro di me, ha sbagliato proprio tutto, non ha capito un cazzo. Sì, sono tipi tosti quelli meridionali, eh. Sono come i tartari, a volte si ingialliscono i denti, loro scrivono dei gialli, dei noir, diciamo, no? Ecco, Marco Giallini, Gialletti, gli Opuscoletti, oppure il grande Bob De Niro dei Cape Fear. Vuoi i tuoi libri, Max? Li ho già letti. Quindi io 13 settembre compirò 43 anni, ma nell'animo e anche nell'aspetto. Ecco, io sono molto giovane, più giovane dei giovani vecchi. Non è un paese per vecchi, c'è cioè anche il fino, non è un paese per giovani, dai, però questo. Ecco, questo è un altro lentissimo. Forza, clacson, giriamo! Abbiamo messo la freccia da mezz'ora, dai, cazzo! Oh. De Niro è stupefacente. Non sto leggendo nessuna parte, sto guidando, anzi, adesso accenderò una sigaretta. Sotto tiro, tiriamo giù il finestrino. Così scrisse Lieta Tornabuoni sulla stampa. De Niro è stupefacente, un demone ripugnante per bestialità malvagia, per paranoica scaltrezza da leguleio, da non confondere con legumi. Ah! Oh, il vecchiume! De Niro è stupefacente, demone ripugnante per bestialità malvagia, per paranoica scaltrezza da leguleio. Questo mi distrae, mi rallenta, per la pazzia mistica che lo induce a sentirsi investito e rivestito di. Dai, gira però! Dai! D'una missione redentrice per volgarità, astuzia violente, per la fisicità possente e la gelida furia che lo possiede, l'immagine odiosa d'ogni nostra paura più profonda.